Allora, mi chiamo Iqbal Amna e sono una studentessa dell'Università di Bergamo, faccio il corso di Ingegneria delle Tecnologie per l'Edilizia. Oggi abbiamo fatto un progetto, partecipato a un progetto di Roboteco in cui si porta appunto a questa challenge del creare di questo assemblaggio di una cella. E il valore che è stato portato più che altro dalle ragazze universitarie che sono state portate è stato quello di dare più o meno una linea guida alle ragazze più giovani per riuscire a organizzare il lavoro e anche a far collaborare, a effettuare effettivamente un lavoro di gruppo insieme. Per quanto riguarda invece l'ambito in cui ci troviamo, ovviamente c'è una carenza di ragazze e queste iniziative portate dalla Roboteco è stata molto interessante perché ha portato le ragazze a diciamo, mostrare le loro competenze e quindi a integrarsi in questo ambito. E poi ovviamente c'è anche da tenere conto che non solo le aziende, ma anche le università, come l'Università di Bergamo, fornisce delle borse di studio aggiuntive alle ragazze proprio per incentivare questa loro presenza in questo ambito di ingegneri, comunque per portare una maggiore presenza femminile in questo settore.